Batte Fermana 2-1, la terna arbitrale capitanata Federico Longo di Paola, Votta di Moliterno, Galimberti di Seregno, gli assistenti quarto uomo Saia che dir si voglia di Palermo. Nella Pescara non ci sono Dursi e Clemenza dal primo minuto, ben 5 cambi rispetto al posticipo di Chiavari contro Lentella lunedì scorso, quindi davanti Ferrari, Bocic e De Marchi, praticamente conferma Auteri gli stessi attaccanti della parte finale del match sul campo dell'Entella di lunedì scorso. Questa è la squadra schierata, o meglio c'è questo abbraccio prima della partita da parte dei giocatori della Fermana. Può partire la contesa, e beh, insomma, un inizio davvero sofferto da parte del Pescara, un primo tempo dobbiamo dire, ma con molto rispetto, inguardabile, tanti errori tecnici da parte dei biancazzurri, una squadra che è sembrata anche confusa, poco chiara anche nell'assetto tattico. Queste sono le prime azioni della partita, c'è un lungo rilancio, il tentativo di Diambo, poi la palla torna di nuovo all'altezza dei 16 metri dell'area di rigore biancazzurra e non è impeccabile Frascatore, la girata di Nepi, il primo grande intervento di Gennaro, davvero protagonista nel primo tempo. Dunque Nepi, la sua conclusione, la sua girata è la prima prodezza del sesto difensore biancazzurro. Poi ancora la Fermana con questo sinistro che viene bloccato senza difficoltà da Di Gennaro. Il sinistro era stato scoccato da Rodio, se non vado errato, una delle novità presentate dal tecnico della Fermana Giancarlo Riolfo. Poi il Pescara che prova ad attaccare con De Marchi, palla indietro, anzi era Ferrari, palla indietro per il suo compagno di squadra Diambo, anzi no, avevo detto bene, De Marchi per Diambo, il suo tiro da dimenticare, la palla molto alta sopra la traversa della porta difesa dal 42enne Ginestra, classe 79 come te caro Fabio, ex notaresco, 2 anni fa militava in Serie D nella squadra teramana. Poi il calcio di punizione, guardate qui lo svario ancora di Frascatore e Nepi, praticamente non riesce a inquadrare lo specchio della porta da 3 metri, un gol clamoroso che appunto si mangia letteralmente l'attaccante della Fermana, ma ci sono altri pericoli per la squadra biancazzurra, biancazzurri che però provano a reagire con questo, vediamo, cross, il tentativo di testa di Ferrari, la traversa dopo la deviazione decisiva di Ginestra che in qualche modo riesce poi a liberare, si lamenta Ferrari perché secondo il suo punto di vista, insomma, la palla sarebbe entrata, avrebbe oltrepassato la linea di porta, l'arbitro lascia proseguire. E poi un altro grande intervento sulla punizione di Pannitteri, uno dei migliori della squadra ospite, il grande intervento, ripetiamo, di Gennaro che vede il pallone sbucare all'ultimo momento perché ci sono tanti uomini davanti a lui, salva, porta il risultato San Di Gennaro. E poi ancora il Pescara nel finale che riesce a procurarsi questo calcio di rigore, tante proteste, il fallo di mano sulla punizione di Pompetti, il tocco con il braccio, non sono chiarissime le immagini, è del numero 23 Alagna, quindi potremmo dire anche rigore non chiarissimo, l'arbitro però vede tutto, indica il dischetto su, però segnalazione del guardaline, dal dischetto si presenta sul dischetto Franco Ferrari che trasforma spiazzando il portiere Ginestra, questo è il terzo gol in campionato per il classe 95, il Pescara aveva fruito fino a questo momento di 2 rigori, uno sbagliato da Pompetti nella trasferta di Carrara e l'altro, il secondo, trasformato con grande freddezza e precisione da Franco Ferrari, ripetiamo, terza rete dall'inizio del campionato, era anche la prima da titolare per Ferrari in questa stagione, come anche per Bocic che era entrato molto bene in corso d'opera nel match nel posticipo di Chiavari con Lentella lunedì scorso. Rivediamo a più riprese, da più angolazioni, la trasformazione sicura di Ferrari che ha battuto il rigore con grande autorevolezza. Siamo nel secondo tempo, grande spunto di Memusce e poi il capolavoro
di De Marchi, il sombrero ai danni di Alagna e il gran destro da distanza ravvicinata. Nulla da fare per il portiere Ginestra, anche per De Marchi. Questo è il terzo gol in stagione, il secondo consecutivo, dunque va a bissare la rete che aveva messo a segno il momentaneo 1-0 sul campo dell'Entella, e questo è un super gol, davvero una rete d'applausi. Guardate il sombrero, Fabio, un grandissimo gol, grande padronanza dei fondamentali, anche perché lo stop non era facile. Bravo Memusce nella circostanza a recuperare palla e a suggerire per il suo compagno di squadra. Ma la Fermana non si arrende, il Pescara conduce per 2-0, c'è questo calcio di punizione, Alagna effettua il cross, il fallo, il tocco con il braccio di Frascatore mi sembra evidente, l'arbitro non ha dubbi, non ci sono neanche grandi proteste da parte dei giocatori del Pescara, anzi nessuna protesta da parte di Frascatore, che ci sembra rassegnato, è stato sfortunato, ha visto il pallone all'ultimo momento, mi pare che non ci siano dubbi sulla circostanza, poi analizzeremo di nuovo. Calcio di rigore sul punto di battuta, c'è Nepi, classe 2000, che spiazza Di Gennaro, dunque la Fermana torna in corsa, torna in partita, è ancora aggrappata al risultato, ma il Pescara creerà altre due o tre occasioni per chiudere il match. Dunque il Pescara conduce non più per 2-0 ma per 2-1, ha accorciato le distanze su calcio di rigore al 51esimo, dunque al sesto minuto del secondo tempo. Nepi su calcio di rigore, vediamo le altre azioni di questa partita. Su calcio d'angolo il destro arcuato di Memusciai che timbra la parte superiore della traversa con il portiere Ginestra, praticamente fuori causa, non ci sarebbe mai arrivato, il pallone scavalca l'estremo difensore della Fermana e va a sbattere proprio sulla parte superiore della traversa. Poi ancora Pescara con questo tentativo di De Marchi, la palla sfiora il palo sinistro della porta difesa da Ginestra, e vediamo poi che succede, perché la Fermana prova a reagire, Fermana sotto di un gol con questo cross da destra e poi il pallone che viene controllato ancora da Nepi e poi Bolsius che carica il destro, la palla però termina al lato, era sulla traiettoria comunque di Gennaro, l'ha lasciata di fatto sfilare a fondo campo Bolsius, numero 10, giocatore olandese, classe 1998, una delle novità. Qui sbaglia il portiere Ginestra, quindi Ferrari, Zappella entrato in corso d'opera, colpo di testa di Rauti e il salvataggio sulla linea di Rossoni, dunque ad un passo dal 3-1 il Pescara con Rauti, anch'egli è entrato in corso d'opera al posto di Bocic, mentre Zappella aveva preso il posto di Diambo. Ancora Pescara con Memusciai che allarga il gioco, poi Dursi che aveva rilevato De Marchi, la respinta del portiere Ginestra, forse c'è un rigore qui per un fallo subito se non vado errato da Rauti, l'arbitro ha lasciato proseguire, siamo nella parte finale del match, bravo Dursi a crearsi lo spazio, la sua conclusione, poi batti e ribatti e c'è probabilmente un fallo subito da Rauti, se non ho visto male, l'arbitro però ha lasciato proseguire, si continua a giocare, siamo davvero nella parte finale della partita, il Pescara conduce, continua a condurre per 2-1, poi vediamo Rauti che ci prova, carica il sinistro che viene deviato, sporcato, palla in calcio d'angolo, chiude dunque in attacco la formazione biancazzurra, sicuramente più ordinata nel secondo tempo con il ritorno al 4-3-3 puro, ancora Rauti che ci prova dopo un bellissimo spunto sulla fascia, ha fatto fuori due avversari, palla in mezzo, nessuno la tocca ed esce poi sul versante opposto, finisce qui la partita, Pescara batte Fermana 2-1, è il quarto successo in campionato per la squadra di Gaetano Auteri.